Fino adesso abbiamo sempre parlato della decorazione digitale, adesso presentiamo il sistema full digital che comprende anche l'applicazione dello smalto in maniera digitale che porterà avanti questo concetto della digitalizzazione totale della linea in maniera importante anche per quanto riguardano i sviluppi di nuovi prodotti, perché dà una possibilità di creatività enorme e il vantaggio dell'applicazione digitale dello smalto dà anche vantaggi importanti a livello di on-demand printing, che significa che io posso ottimizzare la mia produzione in maniera tale che non ho i magazzini eccessi, io posso proprio produrre secondo le esigenze. Devo dire che l'interesse nella stampa digitale dello smalto lo vediamo quasi in tutto il mondo. Cioè, se noi incontriamo clienti, la prima domanda è sempre dove siamo con la smaltatura digitale. Questo è l'interesse più importante, perché lì vedono proprio la possibilità e la potenzialità di creare prodotti unici, diversi e di idealmente aumentare anche le marginalità dei loro prodotti. Questa è una cosa essenziale e questo stiamo anche puntando noi stessi di creare prodotti unici che l'utente finale lo vede immediatamente come prodotto che non ha visto prima. E per questo una cosa essenziale è la sincronizzazione totale con le macchine decoratrici, in modo tale che si riesce a perfettamente abbinare la grafica con la struttura. E questa sincronizzazione logicamente deve avvenire a livello software, elettronica e meccanico. E sul nostro stand stiamo presentando dei prodotti che sono veramente perfettamente sincronizzati, dove si vede la grande potenzialità, di questa nuova tecnologia. Il nostro plan è di installare una macchina nella prima metà dell'anno prossimo in una linea ceramica, per poi capire anche tutto il resto che è intorno alla macchina, perché non è solo la tecnologia che deve funzionare anche tutto il sistema intorno, nel senso come deve essere preparato lo smalto, come deve essere fornito lo smalto, come deve essere gestito tutto quanto, cioè tutte queste cose devono essere studiate proprio nel campo. Una cosa dove noi vediamo una grandissima potenzialità della smaltatura digitale, specialmente quando i formati diventano sempre più grandi. Oggi per fare un nuovo sviluppo di un nuovo prodotto, logicamente se la piastrella è piccola, si riesce a fare un stampo, una struttura, per poi fare il campione, per decidere di fare o non fare questo prodotto. Con i grossi formati, i lastroni, questo diventa quasi impossibile fare uno stampo solo per un campione, per vedere se questo prodotto è giusto. E fare qualcosa di piccolo per poi immaginare sì, questo potrebbe anche andare bene per il formato grande, è impossibile, bisogna proprio avere sempre il formato finale per giudicare se questo prodotto è valido o non valido. Avendo la smaltatura digitale io posso fare un pezzo strutturato senza costi, no? E questo lo vediamo con la tendenza che vediamo che i formati diventano sempre più grandi, è una cosa importantissima per far sì che i lastroni, che vediamo tanti lastroni che non hanno le stesse strutture che i piccoli formati. Qui vediamo una grande potenzialità che si possono gestirli in maniera molto efficace e molto creativa, molto più creativa di oggi.